Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Extreme Hardware. Oggi ci sono arrivati due pacchi, uno più grosso contenente il QNAP, il nuovo NAS della QNAP, e uno più piccolino con due hard disk della Seagate, gli Ironwolf da 4 TB. Andiamo ad aprirli. Ora andiamo ad aprire il primo pacco. Allora, QNAP, per chi non la conoscesse, è un'azienda che è nata nel 2004 ed è diventata in poco tempo leader nel proprio settore, nel settore dei NAS, sia per quanto riguarda la parte aziendale che per la parte domestica. Quello che andiamo a recensire noi oggi è il TS251D. Insieme, ovviamente, abbiamo preso due hard disk della Seagate, che sono gli Ironwolf, che sono gli hard disk che servono per essere installati sui NAS. Con questa tipologia di hard disk possiamo andare a installare fino ad 8 hard disk contemporaneamente all'interno del nostro prodotto. Il TS251D ne ha solamente due slot, quindi due hard disk sono più che sufficienti. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Il NAS ci arriva ben impacchettato con il polistirolo molto rigido, che ci dà sicuramente un'ottima sicurezza in fase di spedizione. Andiamo a metterlo sopra il soffrattello maggiore. All'interno troviamo poi un alimentatore, il classico manualino di istruzioni, le vitine per poter installare all'interno gli hard disk sia da 3,5 che da 2,5 e un cavo di rete. Il QNAP TS251D è un QNAP con un processore Intel Celeron J4005 con dual core, con nel nostro caso fino a 8 GB di DDR4, realizzato in plastica dura. Proprio nel posteriore possiamo trovare una porta HDMI, una porta LAN RJ45, tre porte USB ed una porta USB 3.0, il classico pin per la connessione dell'alimentatore e il Kensington Lock. Sul frontale troviamo il tastino di accensione e troviamo un'altra porta USB 3.0 che ci permette di eseguire il backup diretto tramite un hard disk esterno che andremo a collegare. Per aprirlo, molto semplicemente, andiamo a muovere questo blocco, togliamo il coperchietto e abbiamo l'accesso ai nostri due carrellini per gli hard disk da 3,5 o da 2,5. Vediamo velocemente come si fanno a montare gli hard disk, è una cosa molto semplice. Come detto prima, abbiamo scelto i Seagate Ironwolf Pro, dovrebbe essere anche semplice aprirli. La versione che ci è stata inviata è la versione da 4 TB, sono gli Ironwolf NAS, che sono gli Ironwolf, che sono gli hard disk studiati per poter assorbire le vibrazioni per poter essere utilizzati all'interno di sistemi di network storage come appunto i NAS. Questo tipo di hard disk permette di installare fino a 8 hard disk contemporaneamente. Poi dopo le vibrazioni che si trasmettono l'un l'altro sono eccessive, quindi dovremo passare per tipologie NAS superiori a 8 bay, dovremo passare a tipologie hard disk come ad esempio gli Ironwolf Pro, che tra l'altro offrono anche una garanzia maggiorata rispetto agli Ironwolf NAS che hanno la garanzia base. Per installarle è molto semplice, non servono nemmeno le vitine, che queste sono per poter installare gli hard disk a 2,5 pollici. Quindi si tolgono queste slitte che tengono l'hard disk bloccato in sede, si inserisce l'hard disk e si vanno a rimontare le slitte. Molto semplice. Quindi si chiude il coperchio, si blocca il coperchio. Il nostro NAS è montato, è pronto per l'uso. Se vi è piaciuto l'unboxing, mettete un like al nostro video, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci sui nostri social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!